Grazie. Intanto buongiorno a tutti, io vi darò pochi secondi visto che io sono l'assessore su Mutuvapore, l'ingegnere borghese che ha seguito direttamente quello che è stato il progetto della Val di Non, e penso che sia meglio che la spieghi lei in tutti i suoi tecnicismi per questo progetto. Intanto volevo ringraziare dell'invito, siamo sicuramente, è un anno nuovo per noi essere qui. Io sono l'assessore della comunità di Valle, la comunità della Val di Non è un ente, diciamo, sovracomunale che fa tutte quelle cose, tutti quei servizi che i comuni non arriverebbero a fare. Parliamo del sociale, della sanità pubblica, parliamo delle politiche ambientali, quindi proprio l'EMAS, il PAES, la gestione dei rifiuti, parliamo di sicurezza pubblica, tutte quelle cose sovracomunali in cui i comuni non arriverebbero, non sarebbero proprio sostenibili per un piccolo comune. Soprattutto in Trentino, che come diceva bene prima l'ingegner Cattani, parliamo di comuni che arrivano a stento a 1.000-2.000 abitanti. E il progetto EMAS è nato nel 2009, ha raggruppato 33 degli ex 35 comuni, adesso come diceva prima bene chi mi ha preceduto, grazie a un progetto di fusione che sta unendo un po' tutti i comuni. Questo è un progetto voluto dalla Regione Autonoma di Trento di raggruppare tutti i comuni sotto i 5.000 abitanti e cercare di creare comuni più grossi. Questo sta portando pian piano le amministrazioni a dare priorità diverse a quelle che sono le EMAS, quindi è per questo che al momento abbiamo avuto un calo di quelle che sono le registrazioni, ma si spera, ma ne sono anche convinto parlando con gli altri amministratori, parlando con i sindaci, una volta avviata la macchina sicuramente si riprenderà e magari anche più forte che prima. Beh, il progetto è questo, noi abbiamo diviso quello che è il territorio in 6 ambiti diversi. La Val di Non è una valle molto estesa a nord del Trentino, da proprio meno 40.000 persone, e abbiamo diviso questa, la nostra zona, la nostra valle, in 6 aree diverse, tra Bassa Valle, Media Valle e Alta Valle. Adesso lascio la parola all'ingegnere Borghese che vi spiegherà bene nei dettagli quello che è il progetto e dopo magari te concluderò con qualche conclusione. Grazie. Ecco, il progetto prevede, ecco, perfetto. Il progetto che ha visto un lavoro iniziale nel 2011 e poi la registrazione dei 33 comuni nel 2012 grazie a queste 6 aree omogenee, ha visto un lavoro fatto appunto ad aree omogenee, dove la registrazione EMAS rimaneva al singolo comune. Però per ogni area omogenea è stata avviata tutto un lavoro che prevedeva innanzitutto l'analisi degli aspetti e impatti. L'analisi parla sempre, che secondo voi conoscete bene, di tutta l'area omogenea, mettendo anche eventuali ulteriori impatti del singolo comune. La politica ambientale è stata definita nel tavolo dei sindaci, quindi una politica che riguarda tutta l'area omogenea con obiettivi comuni e è passata, approvata per tutti i vari singoli consigli comunali. Il programma ambientale di intera area omogenea, lasciando però la possibilità ai comuni singoli di perseguire anche obiettivi propri, quindi inizialmente si era detto se volete fate, in realtà poi abbiamo imposto un obiettivo, almeno uno obbligatorio per ogni comune. Gli obiettivi, i comuni limitrofi o aree omogenee limitrofe, e qui ho riportato un esempio, ad esempio l'appatto dei sindaci ha visto coinvolte tutte le aree omogenee, quindi tutta la Val di Non, creando un unico piano d'azione per l'energia sostenibile. Nel nostro manuale, cosa che per fortuna non è ancora successa, nel caso in cui il comune intenda abbandonare la registrazione EMAS, le risorse finanziarie di propria competenza verrebbero distribuite fra i rimanenti comuni dell'area omogenea stessa. Un'altra cosa che è stata fatta è una dichiarazione ambientale unica, quindi un cappello nella dichiarazione ambientale che è comprensiva della descrizione dell'area omogenea e poi delle singole schede molto semplici relative ai comuni di appartenenza dell'area stessa. Le funzioni che già esistevano, che già conoscete bene come responsabili del sistema di gestione ambientale, così come rappresentanti della direzione, sono rimaste le stesse per ogni singolo comune, ma in più si sono aggiunte delle nuove funzioni, in particolare il tavolo dei sindaci. Per ogni area omogenea è stato istituito questo nuovo tavolo dei sindaci, composto dai sindaci naturalmente dell'area,
e coordinato dal rappresentante della comunità, quindi una regia dall'alto. Questo perché si è voluto crearlo per non lasciare andare liberamente alle aree omogenee, ma per avere una regia dall'alto. Cosa fa il tavolo dei sindaci? Predispone la politica ambientale, naturalmente di area omogenea, definisce il programma ambientale mettendoci le risorse. Un'altra nuova funzione è la riunione degli RGA, che vede tutti gli RGA di cui appartengono alla medesima area omogenea, e c'è sempre il coordinamento dall'alto dell'RGA della comunità, anche in questo caso per avere un'omogeneità fra le 6 aree omogenee. Però alla fine l'ideale era realizzare un'unica grande area omogenea che riguardava l'intera Val di Non. Cosa fa la riunione degli RGA? Definisce gli aspetti ambientali e predispone la dichiarazione ambientale, sempre in collaborazione con l'RGA della comunità della Val di Non. Quali sono stati i vantaggi per le aree omogenee? Beh, innanzitutto sicuramente un sistema più snello, un sistema che è uguale per tutti i comuni e coordinato dall'ufficio EMAS della comunità, come si diceva, e una maggior consapevolezza degli RGA. Perché? Perché sono stati loro direttamente a creare questo sistema più snello, senza aiuti esterni di facilitatori. Altro aspetto è il confronto e il dialogo dal punto di vista delle amministrazioni, perché i comuni della stessa area hanno incominciato a dialogare fra di loro. Di conseguenza, razionalizzazione delle risorse economiche e anche del personale. La dichiarazione ambientale non è più del singolo comune, ma è una unica per area omogenea, quindi è risultata più fruibile e invitante per il pubblico, perché consente un diretto confronto del lavoro fatto tra i comuni vicini appartenenti alla stessa area. Ad esempio, una persona che abita in un comune X può confrontare direttamente il comune limitrofo, perché ha in mano le schede che sono presenti nella dichiarazione ambientale. Altro punto che piace molto agli amministratori è la riduzione dei costi. Questo perché ci sono la riduzione dei costi per le verifiche da parte dell'organismo di certificazione, perché certificare 33 comuni, capite anche voi, che è molto più vantaggioso che certificarne uno. Le spese nulle per le consulenze esterne per il mantenimento della registrazione, perché c'era una collaborazione tra i comuni e la comunità. E poi un risparmio anche sulla fee di incarico congiunti per i progetti inerenti ambiente e energia, sia congiunti per area omogenea che per intera valle. E qui riporto l'esempio del PAIS, delle diagnosi energetiche o delle comunicazioni che abbiamo fatto a livello addirittura di aree omogenee tutte unite, quindi a livello di valle. Sì, arriviamo alle conclusioni. E come vi ho detto, nel 2009 eravamo 33 comuni su 35 che partecipavano a questo progetto. Adesso vuoi la fusione dei comuni, vuoi le gestioni associate, vuoi tante cose, siamo passati a molti meno comuni. Parlando con i sindaci, loro peccano il fatto che mancano delle agevolazioni, dei finanziamenti per chi è certificato EMAS. Dicono che l'EMAS è un'importante certificazione, più che altro sotto l'aspetto turistico, perché comunque molti, soprattutto turisti tedeschi, cercano all'interno dei nostri comuni questo tipo di certificazione, però a livello pratico di comune serve poco, non hanno agevolazioni su altri canali, piuttosto che finanziamenti su altri. Difatti stiamo lavorando proprio con la provincia di Trento, assieme anche all'ingegnere Cattani, proprio per questo, per cercare di stimolare i comuni, dandogli anche qualche incentivo per certificarsi. Comunque, quelle che erano le ex aree omogenee, le 7 che vi dicevo prima, si sono fuse, quindi bisogna dire che quando sono state scelte queste aree le abbiamo anche azzeccate, perché comunque riuscire a trovare le aree proprio nelle quali i comuni si sono fusi, insomma, è stato sicuramente un buon successo. Adesso aspetteremo le nuove amministrazioni che si sono appena insediate, spero che già entro fine anno abbiamo già qualche comune grosso, parliamo di Predaia che è a Fassa, che è passato da 6 comuni con una media di 1000 abitanti per uno a un comune unico di 7000, e anche il Centro Valle, che adesso si chiama Ville d'Anaunia, con Ples arriveremo ad altri 10.000 abitanti, sembra,
che già a fine anno o comunque con l'anno prossimo vuole rientrare all'interno di questo progetto, di questa certificazione. Quindi noi sicuramente il buon impegno ce lo metteremo e vedremo insomma da farci come sarà. Grazie. Grazie del vostro intervento. Sicuramente c'è una situazione importante, quella di aver innanzitutto cercato di fare, diciamo, di estendere il territorio da un singolo comune a un'area molto più ampia. Stiamo parlando della Dinonna, e quindi siamo già, rispetto a quello che volevamo dire, siamo già un passo in avanti. Bisogna fare un altro passo. Io continuo a sentire, ma perché non abbiamo agevolazioni, ma perché non riusciamo a venderci il logo in un certo modo? Io credo che sia proprio questo il motivo, cioè perché devo fare a non sapere avere incentivi? Cioè non devo fare a non sapere che dietro c'è un incentivo, perché se non arriviamo agli incentivi, cioè è un qualche cosa, no, una cosa è detto, dai una cosa a me, ti rifinisce. No, credo che lo strumento EMAS abbia una valenza un pochino diversa, cioè non è solamente per raggiungere gli incentivi, ma è per comprendere come gestire dal punto di vista ambientale il territorio nelle migliori condizioni possibili. Accenno un termine, lo riprenderò alla fine. Sicurezza del territorio è un incentivo? Non credo. Cioè ragionare e lavorare verso la sicurezza del territorio non può essere un incentivo. L'incentivo è quello che tu raggiungi come obiettivo, l'aver messo il territorio in sicurezza, che non è un incentivo economico, cioè è una salvaguardia per tutti, abitanti compresi e quant'altro. Credo che bisogna avere degli incentivi in termini non diretti, ma anche qui parliamo di incentivi in termini indiretti, cioè che cosa può avvenire sul territorio attraverso delle attenzioni, attraverso dei modi di fare. Non deve essere l'incentivo ti do 1.000 euro perché devi fare il CP, perché se rimaniamo là, ce l'abbiamo già altri strumenti in questo senso, ma abbiamo visto che poi finiscono. Dobbiamo trovare degli incentivi che possono durare nel tempo, e quali se non quelli di gestire al meglio un territorio, ripeto, mi sono avvantaggiato col termine di sicurezza, lo riprenderò alla fine, ma dobbiamo capire che quello è l'incentivo vero dal punto di vista ambientale. Quindi credo che un elemento da riprendere, proprio da cui ci sono anche delle convergenze parti comuni, è proprio questo. Cioè, al di là dell'incentivo che può arrivare dalla provincia di Trento, eccetera, ma dobbiamo capire qual è l'incentivo vero su cui bisogna ragionare per andare avanti. Quindi questo credo che sia un elemento, indipendentemente dall'obiettivo, dai risultati che voi avete raggiunto e che mi auguro che non vengano poi dispersi, perché sennò poi dovremmo ripartire da zero di nuovo. Grazie comunque per l'intervento. Passiamo al terzo intervento della mattinata, ingegner nota dello spin-off del Politecnico di Torino, progetto Galmon Gioie.